Allora, buongiorno a tutti, sono Amedeo Muro e sono le 9:30 di un fantastico 31 di marzo. Ho il piacere di ringraziarvi, magari in attesa di qualche secondo ancora, e, che, insomma, diamo la possibilità agli altri iscritti all'evento, che mi risulta essere numerosi, appunto accedano. Oggi parleremo di data virtualizzazione. Data virtualizzazione è una delle soluzioni principe di TIBCO che ha a che fare chiaramente con la valorizzazione dei dati delle aziende. E come avete letto nell'agenda, ma la scorriamo insieme fra qualche secondo, con me ci sono i colleghi che gestiscono dal punto di vista della tecnologia, ma anche da alcuni punti di vista diversi, quindi punti di osservazione che ci consentono di avere una vista sul mercato più ampia, quelle che sono le applicazioni. Abbiamo anche il piacere di avere con noi un collega, in realtà, vista la relazione, è veramente un collega più che un partner di Accenture, Alberto, che ci aiuterà poi a scorrere con dei casi d'uso quelle che sono le applicazioni della data virtualization. Io a questo punto, se siamo tutti d'accordo, comincerei a scorrere l'agenda della giornata, che appunto ha un welcome che di fatto ho già fatto, e vi do velocemente anche quelli che sono i successivi passaggi. Abbiamo strutturato l'agenda con cinque cose da sapere sulla data virtualization, sostanzialmente cinque domande alle quali i colleghi che partecipano all'evento di oggi daranno delle risposte, e successivamente, ripeto, al termine di questa overview ci saranno dei casi di successo. Ci piace dare un flavor di quella che è la teoria, ma soprattutto un flavor di quelle che sono le cose che poi come team e come Accenture abbiamo effettivamente fatto. C'è poi una sessione di question and answer. Attenzione, perché durante le domande che scorreranno abbastanza velocemente ci saranno poi delle ulteriori domande che compariranno sul vostro schermo, alle quali vi chiediamo la cortesia di rispondere per ciascuno, evidentemente, per i propri interessi e per le proprie esigenze. A questo punto, Umberto, passo a te la parola per aiutarci a scoprire chi sarà con noi nella sessione di oggi. Ok, buona giornata a tutti e benvenuti in questa sessione, diciamo, sul discorso Data Virtualization. Allora, oltre a Amedeo Murro, che ha appena introdotto i lavori, che è EMEA e AGP Cloud Partner, Vice President of TIBCO, abbiamo Eric Franssen. Eric Franssen è cofondatore Business Consultant Connecting Data Group. Abbiamo poi Pier Giorgio Cimino è Senior Director Pre-Sales di TIBCO, Massimo Milano, che invece è Direct Solution Consultant in TIBCO, e poi il contributo di Alberto Belladonna, che è Buona Senior, donna, buona donna, buona donna. Cioè, buona donna, scusate, Senior Technology Architect Cloud First Accenture. Il dramma sono le cariche. Comunque noi procediamo. Allora, Umberto. come dire, io ho il compito semplicemente di dare qualche piccolissimo spunto su riflessioni che poi possono essere riprese. Ecco qui, pandemia. Non sappiamo tutti cosa sta succedendo e cosa ci capita, come dire, sulla pelle. Quello che interessa invece è dare qui appunto qualche spunto di riflessione anche su come è cambiato, come cambia il mondo delle informazioni. Avanti con la slide, grazie Amedeo. Eccolo qui, io ho usato questa metafora del cigno nero. Il cigno nero, come molti di voi sanno, non è nient'altro che come dire, una rappresentazione di quanto è avvenuto a fine Settecento, in cui si credeva che tutti i cigni nel mondo fossero bianchi e basta, quindi era rimasto, come dire, un assioma. Quando arrivarono in Australia i primi inglesi, hanno scoperto che c'era anche una varietà di cigni neri. Stampato a testa in giù. Questo è stato preso
quindi come dire, come significato di evento rarissimo. E Nassim Taleb, questo filosofo matematico che vive negli Stati Uniti, ma lui è un libanese, ne ha fatto un libro di gran successo. Avanti, adesso lo vediamo, questo è Nassim. Per lui si tratta di eventi rari e imprevedibili, con rilevanti impatti socio-economici, che è esattamente il momento in cui viviamo. E poi, numero due, è anche questo importante, sono eventi di cui è impossibile calcolare inizio e fine. Lo stiamo vivendo, quindi, come dire, è inutile che io vi dica nulla. L'inizio è venuto. Come sappiamo, chi se l'aspettava, cioè una roba veramente imprevedibile, e alla fine speriamo tutti che si avvicina, però, come dire, è una fine molto a rallenti. Terzo punto, come dire, molto importante, anche questo, ahimè, produce delle incertezze psicologiche e eventi come quelli del Cigno Nero lasciano il loro segno. Avanti. Con le slide, eccolo qui. Questo mi piace tantissimo perché oltre alla pandemia, quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo è l'infodemia, cioè siamo, e questo è l'argomento di oggi, assistendo a una crescita smisurata di dati e informazioni. Ahimè, dati e informazioni, soprattutto le info, che spesso sono difficili da comprendere se fake o verità. E quindi questo, lo vedremo poi con i numeri, è qualcosa che, come dire, ci sta condizionando anche questo. Andiamo avanti. Eccolo qui, anche questo, come dire, mi piace perché ci serve come esempio, come rappresentazione. Tutti conosciamo i Big Five della savana. Quindi i cinque grandi animali, diciamo, che ci sono in Africa. E la domanda, ma cosa c'entrano questi con i dati? C'entrano, andiamo avanti Amedeo, grazie, perché noi abbiamo Big Five dell'information, dei dati, eccoli qui. Questi sono i momenti e i fenomeni e i sistemi con cui dobbiamo fare i conti adesso. 5G. Intelligenza artificiale, realtà virtuale e Internet degli oggetti. Internet degli oggetti che sta diventando sempre più pervasivo. Eccolo qui, in mezzo a tutti, come dire, la grande mente che gestisce questi dati e tutti gli altri attori è proprio il cloud computing. Cloud computing con cui l'argomento di oggi e anche Tinco ha a che fare e tutte le aziende, ma anche l'uomo della strada ormai ci deve convivere, la mail, i social, a dove mette le fotografie dei bambini. Ok, andiamo avanti. Amedeo, questa anche è molto, come dire, iconica. Sappiamo e abbiamo capito che dati e informazioni ormai sono paragonabili al petrolio del XXI secolo. Mai come in questo momento, chi ha dati e informazioni, come dire, ha, fra virgolette, come fanno gli americani, il potere. Eccola qui con l'ultima slide, come dire, introduttiva. La commento velocemente. Quali sono questi dati? Proviamo a farla girare, Amedeo. Eccola qui, i dati con cui abbiamo a che fare. Allora, questo è IDC, quindi assolutamente qualificato. Questo numero incredibile del 2018 che è cresciuto l'anno scorso almeno di un 25-30%. Sono questi 33 zettabyte. Allora, lo zeta è un numero gigantesco perché sono trilioni di giga, quindi è un 10. Come dire, 10 alla 9, 10 alla 12, un numero gigante di informazioni. Ma quello che è più importante capire per l'argomento di oggi è che di questi 33 zettabyte, l'85% del volume
è tutto generato da replication, cioè continuiamo a invadere il web e il cloud con, chiamiamolo anche qui tra virgolette, doppioni, spazzatura. Soltanto il 44% viene taggato, eccolo qui, se il numero importantissimo è only 21%, quindi soltanto un 21% è quello che viene analizzato e, come dire, elaborato. Io direi che adesso, Amedeo, possiamo partire con le 5 questioni. Grazie Umberto, grazie mille. Ci hai aiutato a capire una serie, a lanciare una serie di punti sui quali poi approfondiremo attraverso queste domande, quelli che sono, come dire, gli elementi sui quali il tema della data governance in primis, quindi la gestione del dato e la data virtualization rappresentano dei facilitatori. Pandemia è stato sicuramente un cigno nero, ahimè, comparso e ancora in corso, ma ha messo alla luce che l'esplosione dei dati e la, come dire, gestione di dati che spesso sono sporchi, replicati, doppi, inutili sostanzialmente, rappresentano per le aziende un elemento di grande spreco di energia, tempo e denaro. Da questo punto di vista è necessario affrontare quindi il tema gestione del dato in maniera totalmente diversa. E qui il nostro collega Pier Giorgio, che mi fa piacere presentare di nuovo, Pier Giorgio Cimino, Senior Director EMEA del gruppo di tecnologia, quindi è la persona che ha le mani in pasta rispetto a quelle che sono le soluzioni che andiamo a vedere, ci aiuterà. Ci guiderà in quelle che sono delle nuove vie di pensiero, quindi approcciare al tema gestione del dato in maniera differente. Pier Giorgio, ti passo la parola, aiutami nell'andare avanti sulle tue slide, così che siamo sui tuoi tempi. Grazie Amedeo, buongiorno a tutti. Se possiamo andare avanti con la slide successiva, Amedeo. Allora, innanzitutto, visto che dai partecipanti che si sono registrati e che vedo anche nella chat, abbiamo sicuramente la presenza di aziende che hanno già intrapreso il cammino verso quella che ormai definiamo la data driven enterprise. Oggi tutte le organizzazioni vogliono diventare data driven, c'è un'enorme attenzione ai dati e soprattutto alla loro analisi intelligente. Per quale motivo? Perché saper sfruttare e utilizzare in pieno i dati significa, per esempio, conoscere meglio i nostri clienti, le loro abitudini di acquisto, i loro comportamenti e quindi poter personalizzare l'interazione, per esempio, con delle offerte estremamente personalizzate al momento giusto e quindi aumentare le proprie revenue. Ma c'è anche un discorso ovviamente di efficientamento legato soprattutto allo sfruttamento del dato e di riduzione del costo. Abbiamo per esempio esempi nella supply chain, nel manufacturing, dove avere accesso ai dati che provengono per esempio dai sensori ci tengono consistentemente informati in tempo reale su quelli che sono i parametri di qualità di prodotti che stiamo assemblando, consentendoci di intervenire ottimizzando il processo della manifattura e quindi efficientando i costi. Mi piace citare a questo titolo uno dei nostri clienti, Pfizer, di estrema attualità per la produzione del vaccino, che grazie al costante monitoraggio dei dati e soprattutto all'analisi real-time intelligente è riuscita a ridurre il numero di lotti scartati con notevoli risparmi nella catena della manifattura. Poi ci sono temi di compliance, si pensi sicuramente al GDPR, che ci pone un problema ovviamente di governance, di sicurezza e di privacy sui dati. Ed infine non dimentichiamo l'innovazione, che ovviamente i dati sono la benzina dell'innovazione. Si pensi a tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale basati sui dati e che hanno permesso ad aziende come Netflix, Amazon, Tesla, Uber di creare delle piattaforme e dei nuovi modelli di business, soppiantare infine aziende che avevano posizioni di leadership sul mercato ormai consolidate. Quindi penso che sia chiaro che sia questo il nuovo campo un po' di battaglia. Chi riesce a utilizzare meglio i dati in real time e soprattutto a contestualizzarli acquista il vero vantaggio competitivo. Ora vediamo un attimo quelli che sono un po' gli ostacoli che si frappongono tra noi, diciamo, e l'utilizzo di questa marea di dati che abbiamo accumulato. Se possiamo passare alla prossima slide. Allora, sicuramente, diciamo, la disponibilità dei dati è un'arma potentissima. È però da osservare che abbiamo all'interno delle nostre aziende sicuramente una stratificazione di tecnologie. Quindi accanto a quelli che sono un po' gli Excel, i data warehouse tradizionali, se ne vanno ad aggiungere dei nuovi. Quindi abbiamo sicuramente i data lake, sicuramente altri database che processano dei dati in formato non SQL, quindi sicuramente c'è un aumento della complessità. Anche gli utenti non sono più quelli tradizionali che utilizzano i dati solamente ai fini della reportistica. Si pensi per esempio alle nuove figure data scientist che si sono ormai, diciamo, introdotte all'interno delle nostre aziende, nonché, diciamo, le nuove applicazioni che abbiamo, i nuovi ecosistemi che si vanno a formare attraverso, diciamo, partnership che vanno a utilizzare
ovviamente i dati attraverso le API. E quindi ci sono tutta una nuova serie di opportunità che sono ovviamente legate alla monetizzazione del dato. Infine, come giustamente anche il collega giornalista accennava, c'è un problema di abbondanza del dato. Si pensi che circa l'80% del tempo che viene utilizzato nell'analisi del dato dagli utenti è un tempo che in realtà viene utilizzato in attività, tra virgolette, di basso livello, quindi di preparazione e di merging dei dati piuttosto che dell'analisi vera e propria. Possiamo andare avanti, Amedeo? Ok, vediamo qual è a questo punto, diciamo, le sfide della data virtualization, passando innanzitutto a capire che cos'è la data virtualization. Se possiamo andare avanti con la slide successiva, Amedeo. Ecco qui. Allora, è sicuramente una tecnologia non recentissima, si affaccia sul mercato circa 15 anni fa, quindi stiamo parlando ovviamente di una tecnologia sicuramente matura, fa la sua comparsa sicuramente per aumentare l'analisi dei dati legata ai data warehouse e soprattutto anche per andare ad indirizzare degli utenti che poi non sono sempre, diciamo, quelli tradizionali, come dicevo prima, quindi consumatori, diciamo, legati estremamente alla reportistica. Poi è chiaro che lo scenario attuale ne ha facilitato la diffusione e soprattutto l'esigenza all'interno della nostra organizzazione. Vorrei solamente ricordare che tutti i principali analisti sono sicuramente concordi nel raccomandare la data virtualization come ovviamente una piattaforma abilitante per la gestione dei dati. C'è un numero di Gartner abbastanza impressionante che ci dice che entro il 2022, quindi l'anno prossimo, più del 60% delle aziende avranno introdotto la data virtualization come stile architetturale per l'integrazione dei dati. Quindi che cosa, diciamo, fondamentalmente ci aiuta a fare la data virtualization? Innanzitutto un accesso ai dati, diciamo, ovunque essi siano, quindi indipendentemente dal numero di sorgenti che abbiamo, e questo attraverso ovviamente tutta una serie di connettori verso tecnologie, verso pacchetti applicativi. In secondo luogo la federazione dei dati, quindi la combinazione dei dati che possono risiedere in repository diversi. Si pensi ad un esempio molto comune, quello per esempio del Customer 360, quindi abbiamo la possibilità di combinare tutte quelle che sono le informazioni che sono relative ai nostri clienti, che possono essere in una piattaforma di Master Data Management, con tutte quelle che invece sono le transazioni che il cliente può fare, quindi transazioni relative a prodotti, servizi, ma anche a interazioni con il call center oppure i post che diciamo i vari clienti possono fare sui social media. Quindi mettere insieme tutte queste informazioni e dare una visione, diciamo, a 360 gradi del cliente per una migliore interazione. Inoltre, la data virtualization sicuramente ci aiuta a disaccoppiare i dati dagli utilizzatori finali. Questo è importantissimo perché cosa vuol dire? Vuol dire che tutti quelli che sono un poco i cambiamenti, si pensi per esempio a una migrazione, diciamo, molto che possiamo andare a fare, diciamo, sia nell'ambito del cloud, ma mi vengono in mente anche le applicazioni, diciamo, degli applicativi, per citarne una per tutti, per esempio quella SAP HANA. In questo tipo di scenari è possibile, attraverso proprio la data virtualization, andare a schermare quelli che sono gli utilizzatori, quindi a ridurre quelli che sono gli impatti sul business. Ed infine, un altro, secondo me, importante elemento che ci aiuta a indirizzare la data virtualization è quello, ovviamente, di mettere a disposizione i dati all'utente finale in un formato che sia comprensibile all'utente. Quindi ci svincoliamo da quelli che sono i dati che sono utilizzati nei vari repository per mettere a disposizione dell'utente, diciamo, dandogli un significato e quindi andando, diciamo, a mettere in un catalogo e dargli una connotazione semantica. Possiamo andare avanti, Amedeo? Qui è importante sicuramente puntualizzare l'elemento di modernizzazione che la data virtualization riesce a introdurre all'interno della nostra architettura dati. Quindi una modernizzazione che si muove, diciamo, lungo due direttrici, lungo la direttrice sicuramente della flessibilità
e qui flessibilità vuol dire anche integrazione e complementarità con altri strumenti di governance, come per esempio la parte di master data, di metadata, di reference data, che quindi ci aiutano a mettere a disposizione una data platform che sia completa, ed sicuramente anche di agilità. E quindi qui agilità vuol dire ovviamente rapidità dei tempi, rapidità soprattutto di risposta a quelle che sono le nuove esigenze del business e alla numerosa varietà di use case che questo tipo di strumento ci aiuta ad implementare, a partire per esempio dal Logical Data Warehouse, Data as a Service, piuttosto che Virtual Data Lake, giusto per citarne alcuni che saranno sicuramente poi oggetto di approfondimento all'interno delle domande successive. Amedeo, possiamo andare avanti, penso, con la domanda successiva. Assolutamente sì. Pier Giorgio ci ha aiutato come sempre in maniera chiarissima, almeno mi auguro altrettanto sia stato per i nostri ospiti. In ogni caso c'è una sessione, ripeto, di domande e risposte al termine della presentazione, e abbiamo quindi visto come la data virtualization sia una soluzione, abbiamo parlato della soluzione, che impatta su tutto il su tutti i processi aziendali. Quindi è qualcosa che va ad essere, come dire, inerente ai processi visti in maniera orizzontale. È importante ora, e ringrazio il collega Massimo Milano che si collega da New York stasera per noi, avere una vista di quello che è anche il discorso legato alle strategie di cloud rispetto al tema di data virtualizzazione. Massimo, lo presento e ho ancora una volta piacere a farlo, è uno dei colleghi più esperti in ambito tecnologia TIBCO, e sul tema del cloud ha peraltro una delle più ampie e importanti esperienze in termini anche di attività progettuali presso i clienti. Massimo, a te la parola. Come si mettono insieme gli impatti legati alle migrazioni del cloud rispetto al tema della data integration e quindi più ampiamente della data virtualization? A te la parola. Grazie Amedeo, buongiorno a tutti. Come ricordato, appunto, mi occupo di prevendita e una delle attività essenziali nel mio lavoro consiste nel comprendere le strategie, i piani e le esigenze prioritarie dei nostri clienti in contesto di progetti di migrazione al cloud. Quindi in questo contesto, nelle varie graduazioni, quindi dal semplice lift and shift al rebuilding, i processi che le organizzazioni decidono di applicare variano molto in base ad esempio ai dati, a quali asset specifici intendono migrare, oppure al percorso di migrazione scelto. In ogni caso, le iniziative che vediamo intraprendere ai nostri clienti sono essenzialmente focalizzate su due obiettivi. Il primo ovviamente è massimizzare, cogliere l'occasione, massimizzare i benefici della migrazione al cloud, appunto cogliendo l'occasione per affiancare ai risultati attesi, ovviamente in termini di economia di esercizio, di facilitazione all'innovazione che sono abilitati dal cloud, anche la razionalizzazione dell'integrazione fra dati e applicazioni, intendendo con applicazioni chiaramente lo spettro completo dei consumer dei dati, dagli analytics alla data science, dal reporting ai microservizi di dati a supporto dei sistemi di API. Quindi molto più frequentemente, infatti, le aziende che oggi migrano dati e applicazioni al cloud affiancano alla valutazione delle metriche classiche infrastrutturali di valutazione dell'opportunità di migrazione, anche quelle più legate all'evoluzione dei processi di integrazione e di gestione dei dati. Queste iniziative di razionalizzazione interessano diversi ambiti. Volevo porre l'accento su un paio di questi che credo che siano centrati rispetto all'obiettivo della nostra chiacchierata. Un ambito riguarda l'implementazione di un data catalog aziendale che, sulla base dei metadati tecnici ottenuti per esempio dall'introspezione dei data source supportata dai tool di data virtualization, permetta la costruzione di quello che viene definito un business glossary completo, con la definizione dei business terms, dei ruoli, delle regole, le normative applicate a ciascun data item, ad esempio la GDPR. Quindi un data catalog aziendale è di fatto diventato molto importante nell'epoca dei big data, dei self-service analytics. Quindi questo primo obiettivo ha degli evidenti driver, per così dire, storici, quindi anni di stratificazione di data silos, replicazione di dati, non ultimo il fatto che benché i data lake siano in genere correttamente utilizzati per la memorizzazione, per così dire, non particolarmente selettiva dei dati, no? Per finalità di analisi e modellazione, anche magari non immediatamente evidenti. Purtroppo in certi casi si è sottostimata l'opportunità di mantenere aggiornato un catalogo di quanto sia stato memorizzato, rendendo difficile l'utilizzo successivo di questo patrimonio nascosto. Ma
Questa è un'era di analisi self-service. Le aziende, gli analisti dei dati lavorano a volte senza un'adeguata visibilità sui dati esistenti, senza un'adeguata interfaccia che permetta di accedere più semplicemente a questi dati esistenti, con informazioni sulla contenuti, la qualità di ciascun dataset, e spesso ricreano dataset che già esistono per finalità, come dire, momentanee. Di qui l'importanza di cogliere l'occasione della migrazione al cloud per riprogettare le prassi di integrazione e di governance dei dati. Questo ci conduce al secondo obiettivo più importante, probabilmente tipicamente perseguito nei progetti di migrazione al cloud. Questo riguarda due stati fondamentali del processo ed è molto connesso a quello che abbiamo appena detto. Quindi il primo stato riguarda l'esecuzione del processo di migrazione dei dati verso il cloud. È prassi comune non gestire lo switch dei vari silos da on-prem verso il cloud con modalità Big Bang, per molti buoni motivi. Ad esempio, i tempi di riorganizzazione e migrazione dei vari data silos e rischi connessi con uno switch dell'intero database aziendale sono significativi. Questo significa che per un certo periodo di tempo le applicazioni, come detto prima nella generale accezione di data consumer, qualunque essi siano, dovranno essere in grado di accedere ai dati in situazioni infieri, quindi durante la migrazione sia on-prem che in cloud. Ovviamente questa fase di transizione al cloud non può essere gestita modificando le applicazioni per includere la logica, peraltro temporanea, necessaria a differenziare gli accessi. Quindi si va chiarendo l'opportunità, se non la necessità, di dotarsi di tool di data virtualization che implementino un layer di, come dire, decoupling dei dati, che abilitano la diversificazione degli accessi ai dataset in prem, in cloud, in situazioni intermedie, appunto a un livello intermedio fra i dati e le applicazioni, in maniera virtualizzata e quindi del tutto trasparente per le applicazioni che consumano i dati durante i vari step della migrazione. Il secondo stato riguarda la configurazione finale dei dati migrati in cloud. Una volta terminato il processo, cosa succede? Succede che sempre più aziende di dimensioni, specialmente di dimensione enterprise, ma non solo, specialmente nel settore finance, adottano il multi-cloud, ossia scelgono di diversificare il rischio e massimizzare anche la possibilità di contrattazione con i cloud provider, scegliendo di migrare i propri dati verso provider diversificati, anche in base alle diverse opzioni tecnologiche offerte. Come usano dire i colleghi americani, adottano l'approccio prudenziale che prescrive «Don't put all your eggs in one basket», che è una citazione anche adatta alla prossima Santa Pasqua. Inoltre, inevitabilmente non tutti i silos di dati verranno migrati in cloud, per motivi riconducibili ad esempio al ciclo di vita dei dati stessi, che possono diventare obsoleti a breve, quindi non giustificare l'effort di un porting, di una migrazione. Oppure sono sottoposte a vincoli di sicurezza particolare o mille altri motivi. Quindi questo conduce a una situazione ibrida, molto frequentemente, con i dati locati sia presso diversi cloud provider che mantenuti in-prem. È chiaro che per soddisfare esigenze che coinvolgono molti dati diversi, tipicamente le applicazioni analitiche o progetti di data science, non è pensabile, o almeno è altamente inefficiente, l'ipotesi di rimettere insieme dati da multi-cloud o da cloud ibridi, ricreando ancora una volta copie di dati che debbano fornire input all'analisi, o copie di dati, come si ricordava prima con le statistiche citate. Quindi anche questa esigenza può essere indirizzata con l'adozione di tool di data virtualization. Quindi questi tool offrono la reale possibilità di lavorare su viste virtuali di dati federati da fonti eterogenee. Quindi, ripeto, lavorare su viste virtuali, quindi che nascondano la complessità di dove questi dati siano, di dati federati da fonti eterogenee, quindi anche a prescindere dalla tipologia tecnica di questi dati. Quindi questo è, come dire, ripeto, cito quelle che sono le valutazioni che sento fare, che discuto con i nostri clienti. Quindi questo tipo di approccio è necessario sostanzialmente, e specialmente tenendo presente anche delle altre caratteristiche che questi tool offrono, quindi la possibilità di implementare delle opportune policy di caching, quindi massimizzare, diminuire l'impatto di richieste estemporanee, quali sono tipicamente quelle da self-service analytics o da progetti di data science verso il dato reale, migliorare e massimizzare il tempo di risposta per esigenze analitiche che, come dire,
certi tipi di analisi sono oggi condivisi con il pubblico, con su applicazioni web, quindi l'esigenza di estrema velocità anche per analisi complesse è essenziale. Quindi, ricapitolando, quello che vediamo fare ai nostri clienti più avveduti è stanno cogliendo l'opportunità offerta dalla migrazione di dati e applicazioni in cloud per indirizzare in modo strategico temi di fondamentale importanza come l'integrazione di dati eterogenei in modo virtualizzato, senza i costi e i problemi di sincronizzazione implicati dalla duplicazione del dato e di avanzamento nella prassi di governo dei dati con il tema del catalogo. Quindi a questo punto riteniamo interessante magari condividere all'interno di questa audience il vostro approccio al cloud attraverso un poll. Amedeo, ti ringrazio. Grazie a te Massimo, grazie anche per l'elevataccio che hai fatto e sei stato come sempre assolutamente sul pezzo, come si dice. E abbiamo appunto online il poll che è, come vi dicevo all'inizio, il primo dei due che avremo durante questa conversazione, questa chiacchierata, e vi chiedo la cortesia di darci il vostro contributo rispondendo al quesito e aiutarci appunto a capire meglio come modulare anche quelle che sono le iniziative, le attività che faremo nel corso dell'anno. E dovrebbe durare circa un minuto, però credo che nel momento in cui abbiamo la verifica che chi si è collegato con noi, che ancora ringrazio, ha risposto, possiamo poi andare avanti nella nostra chiacchierata. Mi sembra che ci siano, anzi non mi sembra, c'è un bel livello di risposte in questo momento, quindi probabilmente abbiamo raccolto la vostra risposta. Monica Stamerra, la nostra collega, il direttore marketing che ci sta aiutando in questo, ci dà, eccoci, ci siamo, quindi abbiamo avuto una votazione che si è conclusa in questo momento. Beh, mi sembra che ci siano le risposte al quesito che ci danno un'idea un po' più chiara di quello che sta succedendo nel mercato. Grazie mille, grazie per averci aiutato. A questo punto io darei la parola al nostro collega Eric Franzen, that is one of the more experienced colleague managing the data, I don't want to say data management activity and data management investment for TIBCO, and it will help us and it will join with a lot of value in this conversation, talking around data virtualization and the help that this tool gave to business and IT. So Eric, welcome and thank you a lot for supporting us in this conversation. Let me know when you want to go ahead into slide movement and I will do it for you. Thank you a lot. Yeah, grazie Amadeo and buongiorno a tutti. Let's go to the next slide. Thank you, Amadeo. So I'm happy to share with you some things that we learned in the last years while implementing TIBCO data virtualization. With our company as a partner of TIBCO, we supported numerous enterprises throughout the world in implementing data virtualization. And what we learned are that we typically see a number of benefits that organization can win. And I think one of the important things of data virtualization is that you are able to create really business-friendly data views. This means that data that is actually really stored into complex underlying data warehouses, data lakes, all kinds of web services, that data is really not easy to access. And with data virtualization, I'm able to create a layer, a model that really speaks, say, the language of the consumers. So it's much easier to give easy access to data, also faster access to data, because it's just being able to find the virtual objects that you want to use for your report or for your analytics purposes. The sooner you find those virtual objects, the sooner you can create working on your reports and your analytics challenges that you have. So we see that there is a lot of advantage of being able to access the data really really fast. This also leads to the ability of organizations to become more self-service friendly. So this means that virtualization can be used to give not only easy access to data, but also being able to have fast access to data without having all kinds of
technical knowledge be in place to be able to create your reports or doing your analytics. And by providing that virtual data layer, the consumers being analysts or managers or report builders or consumers are able to find quickly the data that they need and build their own reports and analytics on top of it. Furthermore, we see that the whole part of engineering the data, so getting the data out of the underlying systems and making them available to the consumers is really more simple. It's more cost effective because you have less time spent in data engineering. As you understand, you don't copy the data anymore. You're not going to do all kinds of integration in data warehouses or in other data stores. So that's really simplified, which means that data is out to the consumer much faster and with less resources spent to get it available for reporting and analytics. So I think that's a huge advantage. And furthermore, we also see with virtualization, it can help you in creating also really a secure environment. Actually, we have some customers that are primarily using virtualization to create a secure access to all the data within their environment. So it's not really focused on reporting or analytics, but it's focused on really creating an authorized access to any data source within the organization in a standard way with patterns and scenarios that really consumers understand. They know where to find data, they know if they have access or not, and that can be quite easily and centralized managed. So also your governance is in that case managed centrally with data virtualization. And finally, what we see looking at tools like typical data virtualization, those are able to support a wide range of people. It's an enterprise software with enterprise scalability, with performance aspects that can really be optimized as much as you want. And we can provide with the software literally thousands and thousands of users in parallel accessing a large and complex landscape of data with the intermediate solution of data virtualization, making that much simpler to access. Amadeo, can you go to the next slide? Sure. So from a business perspective, when you look at the typical business applications that we see throughout the customers, you see on the one hand the typical data layers. Virtualization can be seen as a virtual data layer on top of your existing systems, making in essence an abstraction of all the data and the technology that is in place, and creates a virtual layer in a standard way with standard data models, with standard access patterns. That makes it much easier to find your data. And finding that data can then be centered around, for instance, customers. So you can build your 360-degree customer view using virtualization, where the virtualization software connects to all underlying systems where your customer data is stored and processed. And with virtualization, you're going to build concepts centered around customer definitions, which are then extended with data that can be found in the underlying systems. And the software will make sure that data is then connected to your virtual customer object, which means that from a business perspective, you can just query a virtual customer object, and within that object, all relevant information that is stored in your underlying XML documents, web services, big data systems, databases, is really centered around that information request that you have. So typically the customer data layer is very, very prominent available. Can you go back, Amadeo, to the previous slide? Thank you. Sorry. Sorry. No worries. Another typical implementation which we see is, for instance, compliance. So a compliance data layer. With virtualization, I can create a complete lineage of all data and all processing of data
that is implemented throughout the organization that TIBCO virtualization is then leveraging from. This means that from source to end consumer, the complete processing of data, the complete engineering of data can be made available. And this is important because then you can show to your regulatory boards or to your management or directors, you can completely give insight in anything that's been done with the data. So it gives you a complete picture of how data is used, who is using data, when data is used, what security patterns have been implemented. All that information is available actually out of the box. It's part of the virtualization solution. Finally, a third one that I want to pick out is the risk management data layer. That's also typically what we see that due to the fact that you are able to integrate and connect to many data sources that you couldn't do before and bring it together in one consistent data layer, it's much more easy to use, for instance, also historical data, data that's been processed already in data warehouses or in other data stores, and use that to do analytics and all kinds of assessments. And that can help you in implementing risk management to understand where your risks are when you are running your business, when you're working with new customers, new markets, etc. Financial risk, all that information is becoming available through virtualization. And virtualization can easily be combined with, say, advanced analytics, with data mining, with machine learning. All that kind of applications can be combined with the risk data that you created, and in that sense create an application that can do the risk analysis for you. And so those are typical applications. From an IT point of view, Amadeo, in the next slide, what we see is that, and we heard that before from Massimo, working with, for instance, the concept of modern or digital data architectures, like logical data warehouse or the data fabric or the semantic data layer. Those are typically implementations where you can benefit from data virtualization. Because what we learned is that the main benefit from a technical point of view is that I don't have to replicate all that data into additional data stores, and in that way have a lot of extra work, and I need extra resources to build all those additional layers, but I also need to make sure that I have people that can do that they have the knowledge, that it is processed in a timely manner. So I don't want to wait a day or a week till my data is becoming available to my end consumers. I want real-time access to the data. And combining that virtualization in that architecture gives you the opportunity to have access to any data in any form, in any format, because that virtualization will do that for you. And you have that real-time access. Yeah, because it's not, there is no replication. The only thing that you may replicate is by using caching. It's a typical capability of data virtualization, where you can use caching to ensure that the performance on your underlying operational systems is not affected. And the good thing of, for instance, typical data virtualization is that the whole caching process is fully automated. So it's really simple to configure. So no hassle about that, no additional resources needed, no people need to be aligned to update that. That's all done automatically. So that's a typical IT application. And the second one that I want to discuss, because Massimo already talked about the cloud migration scenario, is, for instance, from a merger and acquisition perspective. We have customers that are growing quite fastly, acquiring new organizations, new companies, even competitors, that has to be integrated with their existing architecture. So all those new systems has to be integrated also on the data level. And this is where you can use data virtualization really effectively, because it means that you can create a generic layer in the language and the definitions of your organization, and then map that to the definitions and structures and data systems that the entities that you're going to acquire use. And in this way, we can map that information, that structure. We can map that to your
definitions that you are using within your organization, and that way create access to all the data in a standardized way. So for merger and acquisition, virtualization is also a typical application. Can we go to the next question, Amadeo? Absolutely. Thank you for making clear to us what is, let me say, the usage into the IT, especially the IT, and make again a match between the cloud strategy and the business needs. This is very important for us. So thanks to support us also in this last question, how do I get started in order to be successful here? And your experience here is absolutely light for us. Thank you, Eric. Thank you, Amadeo. In the next slide, we depicted the typical say growth scenario of implementing data virtualization. What we always see is that this is a new technology, a new concept, so people want to learn. So what we typically do is start with a number of use cases, that are not too complex to start with, that gives you good insight in what virtualization is and how it can benefit you as an organization in comparison to the more classical data solutions that you're going to build. So we start with a number of use cases, show the value of virtualization, not only looking at the tooling, but also looking at the business value. It should not be perfect and completely implemented. No, it will give you that insight and hey, we can build faster with higher quality and with more secure with a more secure focus because we have all that authorization that we can do in a central way. And once we do that with our customers, that's successful, we expand to the next level more from a domain perspective. So this means we're going to focus, for instance, on marketing or finance or, for instance, on compliance or looking at building an alternative for the existing, for instance, data warehouse, where we focus on that domain. It's becoming a little bit larger. We're going to expand on what we already learned in the previous phase, implement also all kinds of best practices and ways of working. And the engineering part, so really the building part and designing the virtualization environment, is more focused on being more consistent and focused on repeatability, because what's also a good thing of virtualization is that you can start small and can expand on that step by step. So you're going to grow throughout the organization from two or three use cases to a domain level. And then finally, if that's successful, you go to an enterprise-wide scale where virtualization will become part of your data architecture. It has a position there. Everybody understands that. And what we also see, it's important to work together with other teams that are working, for instance, on data lakes or on data warehouses, and see how you can work together and benefit from each other. Because we typically see that if you implement virtualization in a broader sense, in a broader scale, this will have impact on your existing data architecture. It will become less complex. Things will be rationalized, which means that you will have less cost. You can eliminate some complex, say, data engineering parts, because they will become virtual. So part of the business case is not only looking at what is the value of virtualization, but also where can we cut some cost in our data architecture? What things can we do easier, simpler, and benefit from it with data virtualization? And we've seen, and to finish this up, that a lot of organizations that we support are in this stage deployment and are becoming quite successful in integrating it within their data architecture and create value for their customers. So thank you, Amadeo. This is the what I can say about the experience that we have with virtualization. You're still on mute, Amadeo. Scusate, mi ero in mute per evitare i rumori molesti. I'm sorry. Thank you very much, Eric. Thanks a lot. Nel frattempo, Monica ha lanciato il secondo poll, quindi siamo in corso di votazione. Il tema è quale tipo di use case credi possa incrementare il valore dei dati, e qui chiaramente la scelta dipende anche molto dall'attività, dal momento che si vive in azienda, dal tipo di approccio che si sta avendo rispetto alla gestione del dato. L'interesse per noi è quello di capire, ripeto, rispetto a quelle che sono anche iniziative che faremo
vedremo nel corso dell'anno come meglio indirizzare quelle che sono appunto le iniziative marketing, ma anche quelle che sono le strategie per posizionare prima con i nostri partner e clienti e sicuramente anche con i nostri laboratori quelle che sono tecnologie a supporto di queste scelte. Mi sembra che siamo arrivati più o meno a votazione completa, se leggo le statistiche vedo che ci siamo, sì, e in effetti abbiamo modo di chiudere in questo momento la votazione. Ringrazio ancora Eric per l'aiuto che ci ha dato e a questo punto io ho veramente il piacere immenso di presentare Alberto Bonadonna, che col quale c'è un rapporto ormai di amicizia, mi viene da dire, è talmente lunga la storia di Tipco ed Accenture e i progetti che abbiamo fatto a quattro mani che Alberto davvero è sentito in azienda come una persona amica. Grazie. Di gioia. Competenze strepitosamente alte, capacità di rendere efficienti i progetti che sono stati erogati, devo dire, nel top rate europeo sicuramente, capacità per, e questo è tutto frutto dell'attività che ha fatto Alberto, capacità di avere un punto di vista alto perché le varie applicazioni del data virtualization sono state fatte in verticali diversi, per cui Alberto ci arricchirà sicuramente con la sua esperienza rispetto a quelli che sono dei success story nella nostra conversazione. Grazie immensamente Alberto, anche tu aiutami a stare sui tuoi ritmi, così che grazie. Lo posso... Grazie a te. Quello. Grazie tante, buongiorno, grazie comunque per avermi invitato. Allora, il mio obiettivo sarà quello di mostrarvi il perché, diciamo, la data virtualization oggi è uno strumento necessario, soprattutto per soddisfare non solo requisiti di business, perché oggi i partner ci chiedono, diciamo, nuove sfide, è cambiata la modalità, diciamo, di ingaggio, ma soprattutto per soddisfare tutti i requisiti tecnologici che ovviamente sono d'avanguardia, quindi cambiano in funzione dei tempi. Oggi vi presenteremo due esperienze internazionali e più un'esperienza italiana, giusto per dimostrare il perché la data virtualization in quei determinati contesti e soprattutto per evidenziare quali sono i benefici principali che abbiamo raggiunto. Partiamo, diciamo, dei requisiti di business o comunque dal contesto. Oggi i partner non ci chiedono più traguardare i vari service line agreement che erano quelli i soliti, tempi di presa in carico delle varie segnalazioni, tempi di evasione dei ticket, disponibilità dei vari workaround, ovvero tutto quel monitoring o comunque tutta quell'attività che veniva misurata ex post. Ma adesso ci chiedono qualcosa in più, ci chiedono il commitment sul loro business, quindi sui loro processi. Quindi è cambiato, diciamo, il modo con il quale veniamo misurati, quindi il modo anche in cui collaboriamo, è un approccio, quindi un ragionamento win-win, vince il partner, vinciamo anche noi. Quindi cambiano anche quei KPI, che possono essere, diciamo, la diminuzione dei tempi medi di attivazione o di cessazione di determinati clienti, oppure la qualità in termini di percentuale di dati di incassi acquisiti o percentuale di scarti. Quindi quello che vi voglio dire, nasce l'esigenza di definire non solo questi performance index, no? Ma soprattutto nasce la necessità di stabilire in maniera univoca, uno, quali sono i processi, due, dettagliarli, tre, ownership, metodologie di calcolo e soprattutto puoi stabilire quello che è il bastone o la carota, quindi la forma di premialità oppure la forma di penalità. Andiamo avanti, quindi a fronte di questi modelli di engagement, quindi in questo contesto, diciamo, più o meno difficile perché si è evoluto, è un altro modo di fare IT, per minimizzare tutto quello che oggi è, come diceva Umberto, quindi la data replication e soprattutto soddisfare le mappe applicative sempre più eterogenee, allora servono ovviamente tecnologie nuove, differenti, tecnologie specifiche che sappiano non solo parlare la stessa lingua delle altre tecnologie, ma che siano in grado anche con effort minimo di stabilire, di calcolare questi KPI, quindi questi index, stabilire in maniera incontrovertibile quali sono le performance del tuo business e soprattutto metterti in condizione di stabilire
o comunque di scegliere qual è la best action, quindi per raddrizzare i processi che ne richiedono, diciamo, un intervento. Andiamo avanti, vi mostriamo un classico processo di una utility, no? Dove è un processo, diciamo, uno dei processi più importanti, che è il processo di incasso delle bollette, no? Quindi è un processo bene o male è complicato nella sua linearità, perché sebbene abbia due capolinee, quindi da quando la fattura viene emessa fino a quando, diciamo, arrivano i dati dell'incassato, quindi dopo la contabilità e nei sistemi di reporting, bene o male è composto da 18 step, quindi tutte attività non solo che risiedono all'interno della utility, ma coinvolgono anche altri partner. Quindi attività non solo interne, come abbiamo detto, ma anche esterne, per un totale di circa 8 milestone da monitorare. La classica mappa applicativa è una mappa applicativa eterogenea, sia in termini di applicazioni, abbiamo ERP, abbiamo sistemi custom, abbiamo numerosi database o data lake da integrare, sia dal punto di vista del deployment. Quindi deployiamo un po' delle applicazioni on-premises, un po' di applicazioni in cloud, sia in modalità software as a service, platform as a service o infrastructure as a service. Ebbene, il dubbio è sempre quello, il dubbio amletico, se andiamo avanti, Amedeo. E qual è la migliore tecnologia che mi mette in condizione di monitorare il business del mio partner? Quindi una tecnologia nuova dal punto di vista di brand, ma nell'approccio, diciamo, obsoleto, ovvero quello degli ultimi 30 anni, l'ETL classico, quindi con le frustrazioni relative quindi alla proliferazione dei dati e alla potenza di calcolo, oppure un qualcosa di moderno. Tendenzialmente per le nuove sfide non servono solo grandi strumenti, ma servono soprattutto degli strumenti specifici. In questo caso noi abbiamo adottato la data virtualization di tipo, che ci ha permesso di ridurre i tempi di delivery di circa 60% di questa soluzione, sfruttando non solo tutte le feature relative alla connettività, quindi facilmente integrabile, ma anche tutte quelle funzionalità che oggi permetteranno, quindi in una roadmap che abbiamo disegnato insieme, anche di abilitare questo cliente i nuovi revenue stream, quindi nuove fonti di reddito, come per esempio il data as a service. Quindi, passando al mondo, diciamo, alle esperienze internazionali, direi la prossima slide, ve ne presentiamo due. La prima è quella relativa, diciamo, a una società portoghese in ambito telecommunication, no? Requisito fondamentale, sete di analytics, quindi alleggerimento del carico, quindi un carico esistente sui propri sistemi legacy in termini quindi di SOA immane, architetture batch, quindi con tempi immani, o comunque difficoltà nell'effettuare lo sharing dei dati, TIBCO Data Virtualization. Riduciamo il carico all'interno, quindi nell'accesso, di circa 80%, passiamo ad un'architettura day ahead, quindi la classica architettura batch, i dati di oggi ce li avrò domani in real time, sfruttando quindi tutte le feature che la piattaforma mette a disposizione. Non solo, siamo riusciti ad abilitare quel modello di data as a service sfruttando il caching che TDV, la TIBCO Data Virtualization, ha per tipologie di clienti e per tipologie di business. Quindi abilitando di fatto questo nuovo revenue stream che diventerà fondamentale nei prossimi anni per questa società. Rimanendo sempre in ambito energy e utility, abbiamo adottato, siamo stati chiamati comunque ad adottare la TIBCO Data Virtualization soprattutto per domare l'espansione incontrollata dei dati. Quindi abbiamo visto all'inizio con Umberto che molti, la stragrande maggioranza dei dati che oggi trattiamo sono dati replicati, e che i dati effettivamente sono il petrolio delle nuove organizzazioni. Le sorgenti aumentano. Quindi in questa società, oltre a domare, comunque mettere in brigliare la crescita, questo proliferare di sorgenti e metterle, diciamo, in riga tramite la data virtualization, abbiamo creato un unico punto
diciamo, un unico point dove esiste la realtà dei fatti, data virtualization, e sfruttando tutti i meccanismi di real time e di readiness legati alla disponibilità del dato, si è riusciti ad abbattere non solo i tempi di delivery, che è un aspetto importante, ma anche i tempi lato business nell'accesso e nella costruzione delle proprie dashboard. Si tratta proprio di un abbattimento dei costi dell'80%. In un contesto come questa società di energy tedesca, dove si assisteva a una proliferazione del dato e soprattutto a una proliferazione delle sorgenti, uno dei vantaggi importanti introdotti dalla tipica data virtualization è stato l'azzeramento delle rework a fronte di nuovi interventi sui sistemi alimentanti. Ad oggi, con un approccio tradizionale, cambia il sorgente, cambia l'ETL, almeno la parte di extract, no? Con la data virtualization questo viene salvato. Quindi questo tipo di aspetto è un invariante. I dati provenienti, quindi anche in questo caso, erano multi-deployment, on-premises, on-cloud, un ERP molto presente, quindi un'integrazione spinta fortemente, quindi lato piattaforma. E un aspetto molto importante, si è riusciti in maniera seamless a trattare non solo dati strutturati, quindi provenienti da sorgenti tendenzialmente SQL, ma soprattutto anche dati non strutturati, inglobarle e creare questa unica fonte, diciamo, unico punto di accesso dei dati aziendali. Amedeo, io ho finito. Grazie. Ti ringrazio Alberto, grazie davvero. Siamo sui tempi assolutamente, quindi nel ringraziare tutti gli speaker, Eric sicuramente, Pier Giorgio, Massimo ancora una volta per avergli fatto una levataccia e sicuramente Alberto, mi è più che gradito condividere con voi la possibilità che abbiamo tutti i partecipanti di accedere appunto a questo programma di free test della data virtualizzazione. Leggete i bullets che rappresentano il contenuto del progetto, i contatti nel caso in cui siate interessati a partecipare a questa attività sono in calcio alla slide, quindi Pier Giorgio Cimmino @tibco.com, Monica Stamerra @tibco.com, scusatemi. Fateci sapere attraverso una mail se gradite partecipare a questo evento, sicuramente per noi è un punto di incontro importantissimo. In chiusura volevo dare un grandissimo ringraziamento a Monica Stamerra che ha consentito sia l'organizzazione che la gestione dell'evento stesso in un momento non semplicissimo, e questo purtroppo per eventi terzi, e un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato a questa nostra conversazione. Grazie e vi aspettiamo al nostro prossimo incontro. Buona giornata a tutti, buon lavoro, arrivederci. Ciao, grazie. Arrivederci. Ciao a tutti.